Scoperta una stanza segreta nella rocca di Castelnuovo Garfagnana. I lavori di restauro hanno portato alla luce un ambiente sotterraneo mai visitato prima. Nuovo sottopasso alla stazione, ecco il progetto esecutivo, il tunnel ciclo pedonale sotto la circonvallazione sarà lungo circa 100 metri, non sarà battuto il tiglio malato. Cipollini Junior protagonista anche tra gli juniores, il giovane ciclista lucchese si piazza secondo nel classico trofeo Vangi, battuto solo dal formidabile Delle Vedove. Giavellotto di Orlando vola verso Parigi 2024, il bronzo in Coppa Europa e il titolo tricolore invernale confermano l'atleta virtusino numero 1 in Italia. Cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del telegiornale che dunque apriamo andando nel cuore della Garfagnana, a Castelnuovo, dove c'è stata mercoledì mattina una importante scoperta. Durante i lavori di restauro e di recupero della rocca ariostesca a Castelnuovo, nel corso della mattina del 6 aprile, gli operai delle ditte incaricate hanno notato un abbassamento di una parte del pavimento del piano terra e da lì a poco è emersa una scoperta che ha lasciato tutti senza fiato. È bastato infatti spostare un po' di materiale che è emersa una stanza segreta. È piena di detriti che forse sono lì dalla Seconda Guerra Mondiale. Di certo questa stanza o passaggio è rimasto segreto chissà da quanti anni e non è escluso che possa condurre ad altre stanze dell'antico palazzo che fu anche la dimora di Ludovico Ariosto per 40 mesi. Stamattina nel corso dei lavori per assestare il pavimento c'erano delle pietre smosse, quindi in una zona completamente per la quale stavamo facendo delle rifiniture per l'apertura appunto della rocca. Ha ceduto il pavimento, si è aperto praticamente una fessura e sono entrati dentro, la ditta è entrata dentro e ha scoperto questa al momento una piccola stanza che però è riempita di materiale e dalla quale però si vedono più volte più archi che fa presumere che una volta svuotata possa esserci comunque qualche cosa che andrà accertato. Breve ci sarà il sopralluogo della soprintendenza che stabilirà poi l'iter operativo. È certo che è stata una notizia che ha destato grande attenzione e curiosità. Da sempre si narra che ci possa essere un passaggio segreto che colleghi la rocca ariostesca con la fortezza di Montalfonso, ma questo vano potrebbe essere anche uno degli accessi che portano ad un livello più basso, forse una via di fuga segreta. L'unica cosa certa è che l'Ariosto, nel cinquecentenario del suo arrivo a Castelnuovo, ha voluto mandare un messaggio. Chissà che più in basso, anziché sulla Luna, non si trovi il senno perduto dell'Orlando Furioso. Parliamo del sottopasso alla stazione di Lucca, presentato il progetto esecutivo. È pronto il progetto esecutivo per la realizzazione del tanto atteso sottopassaggio in piazzale Ricasoli. Il piano per la costruzione del percorso ciclopedonale che unirà la stazione di Lucca agli spalti delle mura, agevolando la viabilità in un punto della circonvallazione dove oggi il traffico procede a singhiozzo per consentire l'attraversamento sulle strisce pedonali, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che ha chiarito gli aspetti operativi di quello che con ogni probabilità sarà il primo cantiere a partire nel corso della prossima amministrazione. Partirà immediatamente la conferenza di servizi e quindi la gara d'appalto potrà prendere il via nell'estate per poi avere l'inizio dei lavori entro la fine del 2022. I lavori, per un valore complessivo di 1.800.000 euro, sono stati finanziati con i fondi del PNRR e dovrebbero avere una durata di circa 9 mesi, durante i quali la viabilità verrà mantenuta a doppio senso ma deviata leggermente sugli spalti, come già avvenuto per il cantiere in piazzale Boccherini. La circolazione invece rimane inalterata ma si modificherà quando verrà fatto anche il terminal bus, che allora verrà garantito l'entrata diretta dei bus davanti alla stazione e quindi sopra il sottopasso saranno un po' meno macchine rispetto ad oggi. Il progetto iniziale dell'opera è stato modificato alla luce della possibilità di salvare il grande tiglio di fronte alla stazione, l'albero che in un primo momento si riteneva dovesse essere abbattuto perché malato. Il tunnel si estenderà così in una semicurva per circa 110 metri, dalle immediate vicinanze del Tiglio fino a quelle dell'hotel Rex e del futuro terminal bus.
È un'opera strategica per tutta la città che migliora la viabilità e la sicurezza e si integra perfettamente col nuovo terminal bus, il nuovo centro intermodale che sarà il vero hub della mobilità sostenibile dei prossimi anni. La Via Crucis in diretta su Noi TV. Torna venerdì presso la Cittadella del Carnevale la Via Crucis promossa dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Lucca. La processione quest'anno è aperta a tutta la cittadinanza, ma per chi fosse impossibilitato potrà essere seguita in diretta sulla nostra emittente. Il titolo della celebrazione è Una luce nelle tenebre, che inizierà alle 20.45 e sarà animata dall'equipe di Pastorale Giovanile della Versilia. In questi giorni, infatti, i gruppi giovani delle parrocchie di Viareggio e Massarosa e le associazioni come la GESCI e l'Azione Cattolica stanno preparando le 7 stazioni della via, mentre la parrocchia Migliarina Terminetto si sta occupando dei canti. Il cammino sarà presieduto dall'arcivescovo Paolo Giletti e a commentare le stazioni ci sarà il diacono Adolfo Milazzo, con testi che invitano a coltivare la speranza nonostante i problemi dell'attuale momento storico, dalla pandemia alla guerra in primo luogo, ma senza dimenticare altro come la piaga delle morti sul lavoro. La Via Crucis all'interno della cittadella torna dopo l'edizione dello scorso anno, edizione caratterizzata dall'assenza del popolo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria. Bene, tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con le notizie sportive.